Ah, sta già qua, buongiorno. Il quindicesimo, sì. Eh sì, Vittoria Saudita. Arriva l'Arabi. Arriva andare a comprare tutto l'Alpe. Compra l'Alpe, compra tutto il formaggio del nonno. Un sceicco. Siamo un po', cioè un po' storto qua, proprio, ecco. Lo sai, a Pisa capita. Succede, succede. Succede. Il nostro canale supporta i contenuti originali. Guardate la puntata su Prime Video prima di vedere il nostro video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su 14 Project. Stiamo provando un nuovo metodo di registrazione audio perché diciamo che i microfoni che avevamo prima ci hanno momentaneamente abbandonato. Hanno deciso così. Vabbè, capita ogni tanto, insomma. D'altronde, se non avevamo più voglia, non avevamo più voglia. Ma neanche io avrei quindi più voglia di stare a sentire noi. No, no, per l'amor del cielo. Poi dopo Adrian. Esatto. I microfoni sono in sciopero al momento. Hanno sentito che forse si fa la seconda di Adrian. Quindi hanno detto bene di via. Leviamoci ai coglioni. Speriamo che venga bene. Qui dovrebbe registrare, quindi sembrerebbe di sì. Quindi siamo qui, tornati finalmente sull'Alpe per la quindicesima puntata di Heidi, che si chiama? La vittoria sudata. Già il titolo ci fa ben sperare, speriamo che non sia di nuovo un recap delle puntate. Se non sbaglio dovrebbe essere la conclusione delle avventure di Fiocco di Neve. Già, è che vero. Bisogna scoprire se mangia o non mangia. Cacchio, è vero, me l'ero scordato. Bisogna scoprire se Fiocco di Neve è ingrassata quest'estate. La grossa missione della stagione. È vero, missione Fiocco di Neve, operazione Fiocco, operazione di, neve. Fiocco di Neve. Bene, allora direi di andiamo su. Di andiamo subito. Di andiamo subito. Andiamo subito a scoprire. Tra l'altro, per non spoilerare niente, il titolo Vittoria Sudata. Giustamente. No, non si sa cosa succederà. No, 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 no. Sente qualcosa? Assolutamente no. Non era proprio partito l'audio della puntata. Corri. Corri. Ma perché hai fatto uscire quella capra? Lo sai che oggi dovevo darla via. È inutile perderci tempo. Ah, oggi? Ieri sera per la prima volta ha dato un po' di latte e allora ce la terremo. Ma che importanza può avere un po' di latte? Sarà stato un caso, sicuramente. Certo, un caso. E anche per sogno. Diglielo, nonno. Senti la vecchia. Ha già cominciato a dare latte, non è vero? Sì, ieri sera per la prima volta. Come fa a sapere lui? Lascia perdere. Quanto è ingrassata. Poi, sempre un quarto delle altre capre. Sbrigarsi, si parte! Peter! Sbrigarsi. Domattina mio figlio porterà la capra in città per venderla. No! No! Mi dispiace, ho cercato di convincerlo, ma non c'è stato niente da fare. Ho detto che era. Appunto, ha detto assolutamente no. Allora. Nel viaggio per arrivare da Preta ha cambiato idea. Quei 30 centimetri. Uscendo di casa ha cambiato idea. Sono cose che cambiano. Purtroppo volevano vendere Fiocco di Neve. Tutte le cure, le preoccupazioni e i pericoli degli ultimi giorni erano stati inutili. Negli ultimi giorni, tutta l'estate. Oggi vogliamo salire ancora più su. In alto ci saranno più erbe aromatiche per Fiocco di Neve. Tanto avete rischiato poco da ammazzarvi. Se ti dice che è troppo pericoloso, ascoltalo, capito? Va bene? Ma sì, certo, ho capito tutto. Poi c'entra, non farò niente di quello che mi hai detto. No, no. Ti sei ingrassata. Fatti vedere. Beh, non era così nella scena prima. Ma che significa? Non mi dire che hai paura di questo po' di vento. Questo non c'entra, è che domani venderanno Fiocco di Neve. Tun tun tun. Che cazzo c'entra sta musica? Lascia sta. Questa è una musica triste ora. Fa vedere che sei una brava pastorella. Un pastore vuol bene a tutte le sue capre, non ad una soltanto. Ecco, diglio. Non serve a niente, avanti, vieni. Vieni, c'hai il formaggio. Scosso anche nebbia. Lo vedo fare il chio triste, sì. Allergia. A guardare i fiori. Ma antifiori. Il Fiocco di Neve è diventata molto più grossa. Me li lecca le lacrime.
Addio, piange anche Petar, incredibile. Ha un'anima anche lui. Oh, meno male, questa immagine non sarà ancora vista. In passata. Andrà tutto bene. Vedi che serve a qualcosa? Oh, capra metà. Ci siamo persi qualcosa che ora sono tutti felicissimi. Lo volevo vedere a quelli del paese. Scoppieranno dalla rabbia tutti quanti. Qui, fiocco di neve, prendimi più svelta. Ma non sto capendo. Fiocco di neve, da me gli è venuto in... la Madonna, Peter. Gira, gira, tondo, cavalli per tondo. Prego. Cavalli, polo tondo. Che cazzo sta dicendo? Di Paolo Conte. Non ce la fai ad acchiapparmi, è inutile che ci provi. Ma che cazzo sta succedendo? Un po' lunga sta scena. Ricorda un po' Adrian certe cose. Resteranno a bocca aperta. Ho saluto coglioni anche nebbia. Resteranno a bocca aperta per cosa? Non lo possiamo sapere. Non bisogna arrivare a 20 il problema minuti. È che non è che non è viva, è che non fa latte. Se la mangio con nebbia. Non si risolve il problema. Forse non funziona. Ma non ha un cazzo di senso sta scena. Ma che due palle. Sbalzi d'umore ne abbiamo. Quella velenosa? Può essere. La mangia lei. Là e là. È tutto pieno. Ora vorrà arrampicarsi in cima al picco. Ma era tutto pieno lì, perché deve andare? Non sto veramente capendo questa puntata. Peggio del solito. Ora piange. Prima ha fatto un casino. Sembrava avessero inventato la penicillina. Sì, infatti non ho capito perché quello sbalzo d'umore. Si asciuga le lacrime con l'erba. Prendo un casino, Heidi. Ti brucia all'occhio per una settimana, probabilmente. Forse nemmeno la vuoi. E allora dove la porteremo? Ho un po' paura. La vuoi far comprare al nonno? Non fare quella faccia. Non la voglio mica rubare. La prendo solo in prestito. Attenzione. Vuoi rubare la capra? Beh, se la cosa si scopre, daranno la colpa a me. E che diano pure la colpa a te. Cazzo me ne cazzo tu, che me ne frega a me. Perché ci ti perdi lavoro, ma insomma. Bello. Cazzo tu, che me ne frega a me. Per niente egoista, la buona Heidi. Non lo sa, mosca qualcosa. Il nonno deve sentire. Sì. Heidi! Eccoci. Cosa stai facendo? No, io sì, ecco, no. Insomma, avete litigato o no? È bravo a mentire, Heidi. No, sì. Ma scusa, non c'entrerà mai il nonno lì dentro? No, Heidi, tu mi nascondi qualcosa. Ma speriamo che non sia così grave. Dove vuoi andare? Cosa stai facendo? Bianchina, Diana, venite. Ma. Oh. Olè. Sei qui? Oh, te che ci fai? Non t'avevo visto, cosa di neve lì, fiocco di neve. Dove hai messo la capra? L'hai nascosta da qualche parte o l'hai venduta? No. Sta dal vecchio dell'albero. Maledetto Petar, stai zitto. Chi è? Io lo sapevo, il latte ce l'ha. Te la che sciacquo io. Vabbè. Ecco. No, no, fa come se fosse tua, tranquilla. Ah, si sfava il nonno. Prima o poi. Vediamo un po'.
La degustazione. Questo latte è veramente buono. Hai visto? Buono come quello delle altre capre. Migliore. Migliore. È il miglior latte del mondo. Arrivano quelli del villaggio con forconi. Eccola. Arriva direttamente il macellaio con la falce. Fai presto, devo raccontarti com'è andata. Tan. C'è Peter. C'è, ma coi rinforzi. Ma che c'è con Peter? Proprietà di fuoco di neve. Lascia parlare me, io so come prenderlo. Avanti. Guarda com'è cattivo. Allora cosa aspetti? Vieni fuori, vecchio. Voglio sapere che ne hai fatto della mia capra. Lo so che sei lì. Devo buttare giù la porta. Cresce col cosciotto. Nella capanna si parla meglio. Entra. Eh? Di solito non fai entrare nessuno nella tua capanna. Come mai? Così. Perché nessuno c'è mai uscito. Disperato. Ma che fai? Che cos'è? Vieni, bevi. Solo uno stupido non si renderebbe conto di avere in mano un'ottima capra. Come osi darmi dello stupido? Chi crede di essere vecchio orso rintanato dentro la tua baita? Se c'è uno stupido qui, quello sei tu. Non penserai che ci creda che questo latte è della mia capra. Giustamente. Mi sono illuso di poter parlare con te come si parla ad una persona ragionevole. Ma non ha tutti i torti lui, eh? La colpa di tutto quanto è mia. Il nostro... Spider-Man. Cosa? Ho nascosto fiocco di neve perché non volevo che lei la vendesse al macellaio. Tutto qui. Come? E dai, cosa? Come? Cosa? Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Peter ed io abbiamo fatto tutto da soli, perché vogliamo tutti e due tanto bene a Fiocco di Neve. È la più bella capra del mondo ed è anche mia amica. Cosa? 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 Non te la fa questa capra? Lui sa dire solo cosa? Come? Oppure stavazzi. Ecco, te lo dico. Non è molto, ma è buono. Cos'è? C'è qualcosa che non va? Come? Cosa? Perché non mi hai detto niente giù in paese? Ti ho persino chiesto se avevi perduto la capra o se l'avevi rubata. Ma non è vero. Fate vedere di che cosa siete capaci. Io vi do un anno di tempo per fare di Fiocco di Neve una vera capra. Oh no. No. Quindi andrà avanti un anno. Poi un anno di tempo cosa? Ora è autunno. D'inverno loro che possono fare. E lui. Lo so. Se ne va. Quello in fondo è più tenero del burro. Perché non guarda anche la maniera? Cioè, quindi qui, quando prima. Avevano avuto un'idea brillantissima, geniale, e ruba la capra. Cioè, quella era la loro idea. Non lo so, non l'ho capito. Buon latte. E anche se fosse stato un po' più su. No! No! Bellissimo, no. Sfavato come una bestia. Per prima faceva tutto il gentile. Nella capanna. Vieni, dopo. Vieni nella capanna. Oi, oi. Nessuno è mai entrato nella capanna. No, nessuno è mai uscito. Bene. Oi, oi. Quindi ora ci aspetterà. Spero di no, spero no, che no, dai. Vadano avanti con la storia. Un altro anno di erbe, di fiocco. Non ce la posso fare. Sì, anche perché ora comunque Heidi comincia a avere, cioè, 6 anni pieni. Sono passati 2 anni. Sì. Che 2 estati. Risiamo già all'inverno vedendo da... Vedendo lì c'è un sacco di neve, quindi sì. Siamo al secondo inverno. Tra un po' dovrebbero cominciare a venire fuori anche gli altri personaggi. La signorina rotta in culo. Penso di sì. Penso manchi tanto.
Quindi niente. Eh sì. Anche la quindicesima questa, comunque. Siamo a oltre un quarto della serie. Sì, sì. Quindi dai, dai, Heidi, su. Acceleriamo un attimo. Ora, ti ho chiesto se è sistemata. Vabbè, abbiamo l'ultimatum di un anno per farla crescere. Dai, tanto su. Forza. Ormai si è risolto. Va bene, quindi dai, andiamo avanti con la trama, per piacere. Bene, ragazzi, direi che come al solito per oggi è tutto. Sì. E ci vediamo sempre qui alla prossima puntata. Thank you.